loro drete bel sermone, ciascuna in chiesi andone, lasciando il dileto che si posava in su. Bene, buongiorno a tutti voi, cominciamo. Io sono particolarmente contento oggi di avere con noi un'amica, una medievista, una scrittrice, e poter presentare le sue fatiche sui Longobardi. Sono 22 libri che ovviamente, se volete, potete acquistare al banco, e soprattutto lo dico anche in considerazione del fatto che qui sopra c'è l'ala Longobardo del museo, che è stata inaugurata qualche anno fa dopo un lungo lavoro, soprattutto da parte del vecchio direttore, che era Aslan, che aveva una grande passione per questo popolo così famoso ma anche così poco conosciuto. Quindi sono particolarmente grato a Elena, che oggi ci parla e ci fa scoprire tutto quello che vogliamo sapere sul Longobardi, o quasi. Quindi non rubo altro tempo a Elena Percivaldi e le lascio subito la parola. Grazie. Grazie Maurizio, buongiorno a tutti. Dio, pretendere di raccontare in poco tempo tutto quello che c'era a sapere sui Longobardi è un po' dura, perché in effetti, insomma, non bastano neanche questi due libri, ovviamente. C'è tantissimo da dire, soprattutto considerando gli studi, gli enormi passi in avanti che sono stati fatti negli ultimi decenni a proposito dello studio dei Longobardi e in generale del periodo, tra virgolette, barbarico, delle popolazioni barbariche. Io però volevo prima di tutto ringraziare Italia Medievale e il Museo Archeologico di Milano per avermi ospitato, insomma, in questa occasione a presentare i libri. Un'amicizia questa con Maurizio, che oramai, ecco, va avanti da tanti anni, non dovremmo dirlo quanti, ma non lo diciamo, però insomma ne abbiamo fatte un po' di ogni. E quindi, insomma, anche da milanese devo dire è sempre un piacere avere l'opportunità di venire a parlare, in questo caso di Longobardi, qui al Museo Archeologico di Milano, dove ho già avuto occasione di essere presente altre volte, perché appunto, come ricordava Maurizio prima, qua c'è anche uno specifico motivo, ecco, c'è un legame forte, quindi sono due libri diversi ma complementari l'uno con l'altro, perché uno, I Longobardi, un popolo e radici della nostra storia, è un testo, diciamo, che sintetizza un po' quella che è la storia dei Longobardi, sia dal punto di vista dei fatti storici, non in maniera, diciamo, cronologica, ossia non ho trattato tutti i fatti storici che sono avvenuti, ma ho cercato di ripercorrere quelle che sono le grandi linee della storia longobarda, di come si è così dipanata, ecco, nel corso degli non solo due secoli in cui sono stati in Italia, ma anche precedentemente, dalle loro origini così mitiche, diciamo, nella Scandinavia o comunque nella Europa del Nord, spiegando anche che cosa c'è dal punto di vista archeologico, insomma, che ci testimonia anche lo spostamento, la migrazione di questo popolo da nord fino appunto all'Italia, e poi la storia dei due secoli di regno. Una parte che per me è molto importante, che riguarda le fonti della storia longobarda, cioè chi ci parla dei Longobardi e come ce ne parla. Quindi si parla di fonti storiche sia longobarde, cioè cominciando da Paolo Diacono, che è la cronista longobardo più importante, che racconta la storia del suo popolo e che la cui opera, la Storia Longobardorum, appunto rappresenta la massima fonte storiografica dell'epoca per quanto riguarda appunto la storia del popolo longobardo, ma anche gli altri cronisti dell'epoca che ne parlano, o comunque le fonti, diciamo, di parte avversa o di area, che in un modo o nell'altro parlano dei longobardi, ce ne parlano, ci raccontano com'erano e ci danno un'immagine che poi viene verificata o meno da quello che conosciamo oggi e anche dai ritrovamenti archeologici. E infatti un altro tipo di fonte di cui parlo è anche la fonte materiale, cioè i ritrovamenti archeologici, che invece ci raccontano proprio la vita materiale, gli oggetti, i costumi, ecco, dei Longobardi così come erano sul territorio.
anche con le loro differenze, perché i Longobardi del Friuli, del primo Ducato, sono differenti dai Longobardi di Lombardia, o comunque hanno dei tratti simili, altre cose sono differenti, che sono anche molto differenti invece dai Longobardi dell'Italia centrale, soprattutto del Ducato di Spoleto e quelli del Ducato di Benevento. Hanno quindi delle specificità, delle declinazioni, possiamo dire, territoriali, che ovviamente variano a seconda del contesto di riferimento. L'ultima parte del libro invece racconta tutta la parte appunto della vita materiale nei suoi vari aspetti, quindi parlo del culto dei morti, parlo della cucina, di cosa mangiavano, di come si curavano, di come si vestivano, di come combattevano, tutti i vari aspetti, insomma, l'artigianato, l'arte, ci fanno, insomma, in un modo o nell'altro toccare, rivivere, vedere proprio all'opera i Longobardi e comprendere anche perché questa popolazione è così importante nella nostra storia, che cosa ha lasciato dopo, insomma, questi secoli che ci separano evidentemente da loro. Stiamo parlando, come sapete, insomma, i Longobardi smettono, il regno Longobardo cessa di esistere nel 774 con la conquista da parte di Carlo Magno, non così nel Ducato di Benevento, che diventa principato e continua ad esistere con una autonomia fino praticamente all'arrivo dei Normanni, quindi alla metà dell'undicesimo secolo, ma per quanto riguarda il cuore, diciamo, del regno, cioè l'Italia settentrionale e centrale, i Longobardi di fatto occuparono, diciamo, la nostra storia, un capitolo della nostra plurimillenaria storia come Italia, solamente di due secoli, quindi due secoli e poco più, quindi sicuramente non un lungo periodo. Eppure questa loro permanenza sul territorio ha lasciato delle ampie tracce nei costumi, nella lingua, nelle usanze, che in alcuni casi possono essere anche coglibili, si possono cogliere anche oggi, e di tutto questo parlo appunto nel primo volume. Nel secondo libro invece si intitola Sulle tracce dei Longobardi, Italia settentrionale, diciamo che metto in pratica, tra virgolette, quelle che sono le teorie che ho enunciato nel primo volume, cioè lì si parlava più che altro di un racconto storico, di fonti, di vita materiale. Qua invece vediamo i luoghi dove i Longobardi hanno lasciato effettivamente delle tracce, quindi loro ripercorriamo, insomma, l'insediamento dei Longobardi dal Friuli Venezia Giulia, quindi dall'inizio della loro permanenza appunto in Italia, quindi Cividale, primo Ducato, 568 l'ingresso appunto nella penisola, e poi via via attraverso le conquiste nel Trentino, nel Veneto, nella Lombardia, nel Piemonte, nell'Emilia, e come appunto i Longobardi nei vari contesti si rapportano con gli autoctoni, con le popolazioni che esistevano sul territorio, romanici, romanzi, italici, come li vogliamo chiamare, che tipo di rapporto si va a stabilire tra queste comunità, che dialogo, che incontro, che scontro c'è, dove sono i centri che i Longobardi occupano, dove vanno ad abitare fisicamente, e poi chiaramente che cosa hanno lasciato come patrimonio, possiamo dire, apprezzabile, visivo, quindi monasteri, abbazie, chiese, monumenti in generale, e ovviamente cultura materiale, quindi anche dove sono poi esposti gli oggetti che fanno parte della cultura longobarda, che sono state riportate alla luce attraverso le varie campagne di scavo nel corso del tempo, dove li possiamo trovare. Quindi l'appassionato, diciamo, di storia longobarda, o l'interessato comunque alla storia medievale, può trovare in questa una, tra virgolette, guida che li accompagna a vedere dove fisicamente sono gli oggetti. Quindi ci sono raccontati anche i vari musei, e uno di questi è proprio il Museo Archeologico di Milano, che ha un suo spazio all'interno del capitolo sulla Lombardia, e in particolar modo appunto si parla della sezione alto medievale con gli oggetti che sono appunto qui rappresentati. E questo è il contenuto, diciamo così, dei libri. Vorrei dire anche qualcosa sul perché, insomma, questi i Longobardi oggi hanno un'attenzione, perché, insomma, alla fine ho deciso di occuparmi di loro, tanto da dedicare i due libri. Adesso uscirà, cioè, è in lavorazione, in preparazione, il volume
sull'Italia, sempre sulle tracce dei Longobardi, sull'Italia centro-meridionale, quindi va a completare idealmente questo dittico, diciamo, di volumi che parla del territorio. Mentre ovviamente sui Longobardi in senso stretto c'è questo volume, poi chissà, magari domani potremmo approfondire degli altri aspetti, su cose che già penso di fare. Però perché appunto i Longobardi ho deciso di parlarne? Devo dire la verità, dal punto di vista personale, se mi è consentito un piccolo aneddoto, ecco un riferimento, insomma un po' la mia biografia. Io sono nata tra virgolette come medievista e ho studiato la storia medievale, sono laureata qua all'Università Statale di Milano con una tesi che riguarda il territorio nel 200-300, perché insomma qui all'Università Statale a miei tempi davano tesi soprattutto di tardo medioevo, diciamo basso medioevo. Io però ero interessata all'epopea longobarda perché comunque ho sempre provato, diciamo, un'attrazione un po' particolare nei confronti di questo popolo, che ho sempre pensato che fosse trattato in maniera abbastanza superficiale anche a scuola, nel senso è uno di quei classici popoli che incontri sul territorio, cioè nel libro di storia, studiando, ma non ha mai lo spazio che merita di fondi bergamaschi fuori dalla tesi di laurea, ma per altri approfondimenti. Ho scoperto come addirittura c'erano dei riferimenti a costumi specifici giuridici longobardi con il loro nome, Morgiga, Faderfio, nomi quindi tipicamente longobardi, ancora in atti in documenti del 200, del 300, del 400 addirittura, quindi molti secoli dopo che i longobardi erano spariti tra virgolette dalla circolazione, no? Perché erano già passati dalla metà dell'VIII secolo, seconda metà dell'VIII secolo, fino a questi secoli, parecchio tempo, no? Quindi i Longobardi hanno poi, mi sono accorta, cioè ci siamo accorti, si sa insomma, che hanno lasciato anche qualcosa di intangibile, un'eredità potremmo dire immateriale anche dal punto di vista dell'arte, dell'estetica. Pensiamo alle oreficerie longobarde, che sono forse la parte più vistosa della loro capacità artistica e artigianale, no? Queste meravigliose fibule, oppure, non so, oggetti di ornamento, no? Alcuni dei quali si possono appunto ammirare anche su nella sezione altomedievale del museo archeologico. Si tratta di oggetti straordinariamente densi di significato, perché all'interno di oggetti come fibule, che apparentemente hanno, cioè, senza dubbio un aspetto, diciamo, una funzione pratica, che è quella appunto di essere utilizzate per l'abbigliamento, in realtà sono simboliche, sono piene di simboli, di riferimenti a una cultura che è una cultura di trasformazione. Ed è proprio qui quello che forse è l'aspetto più affascinante in assoluto dei Longobardi, cioè la loro capacità straordinaria di popolo di entrare in Italia, di entrare a contatto, di portare una certa cultura che era la loro, che era figlia a loro volta, a sua volta, di modificazioni secolari acquisite durante le migrazioni dal nord Europa, appunto attraverso l'Europa centrale, dal contatto continuo con le popolazioni che incontravano via via nelle loro migrazioni. Pensiamo, non so, nel momento forse più importante e significativo da questo punto di vista fu il loro momento di stanziamento in Pannonia, cioè nella provincia attualmente, diciamo, l'area appunto dei Pianuri Ungheresi, che era un'ex provincia romana. I Longobardi si stanziano lì e lì trovano altre popolazioni come gli Avari, altre popolazioni delle steppe, altre popolazioni tra virgolette germaniche, e si scambiano informazioni, usi, costumi, tecniche di combattimento, armi, abbigliamento, e diventa una sorta di crogiolo questa area pannonica in cui la popolazione dei Longobardi acquisisce, potremmo dire, la fisionomia, tutti quegli elementi culturali che poi porteranno con sé in Italia. E qui, trovandosi a contatto con il mondo ovviamente romano, cristiano, con il sostrato classico, con tutto il portato importante istituzionale, culturale, linguistico, letterario, anche immaginifico, possiamo dire, del mito di Roma e tutto quello che aveva rappresentato, viene ulteriormente rielaborato e viene a crearsi quindi una sorta di prodigiosa sintesi, possiamo dire, e questi Longobardi sono probabilmente
è il loro portato, ecco, possiamo dire, più importante, più interessante, che lasciano il loro lascito, la loro eredità fino ai giorni nostri, proprio ad essere riusciti a sintetizzare mondi diversi, il loro, quello degli altri con cui erano venuti a contatto, anche di popolazioni lontane, e quello mediterraneo, cristiano, romano, e aver creato un sostrato a loro volta su cui poi si sarebbe basata la successiva cultura medievale, quindi quello che poi passa, diciamo, al Medioevo anche dal punto di vista artistico, no? L'immaginario germanico degli intrecci, delle bestie, dei motivi fitomorfi oppure a forma appunto di animali, questo gusto che qualcuno ha, come dire, battezzato come horror vacui, no? L'incapacità, diciamo, di lasciare vuote delle superfici e cercare di inserire all'interno delle figure, ecco, che occupassero e spiegassero e come dire, decorassero, ma nel contempo fossero pregni di significato, riempiendo quindi uno spazio per trasmettere un messaggio. Sono tutte cose che sono giunte poi nell'arte medievale e poi pian piano, ogni tanto, anche in tanti revival che abbiamo vissuto nel corso della storia dell'arte, sono giunti anche fino ai nostri giorni. Pensiamo anche, non so, a certe mode anche oggi, o comunque nel periodo, ad esempio nel Novecento, nel periodo Liberty, di rifarsi a determinati elementi di sintesi, di stilizzazione, no? Che sono tipici del mondo celtico da un lato, germanico dall'altro, e anche in parte longobardo, no? Quindi corsi e ricorsi anche estetici della storia che tornano e che comunque continuano a comunicare un qualche cosa di trasformarsi nel corso del tempo, di acquisire anche elementi di forza dal confronto con le popolazioni con cui andavano appunto a incontrarsi, a scontrarsi, e creare soprattutto, una volta arrivati in Italia, uno Stato che comunque ha avuto la sua storia, la sua importanza, ed è riuscito a consolidarsi, a diventare protagonista anche nello scenario politico e storico dell'epoca, diventando un regno intanto fermo, consolidato, stanziato, ma anche in grado di rapportarsi con il papato, con l'impero d'Oriente, con la nascente potenza franca, quindi essendo, diciamo, possiamo dire, a tutti gli effetti in grado di confrontarsi con la grande politica internazionale dell'epoca. E questo ovviamente non poteva essere stato creato da sovrani o da persone che erano, tra virgolette, dei barbari incapaci di governare, come si è sempre pensato. E infatti, se noi andiamo a rileggere poi la storia, vediamo come all'interno della storia longobarda, a partire dal Boino e successivamente, troviamo tutta una serie di regnanti, di figure assolutamente importanti, intelligenti, con un progetto politico chiaro, con dei precisi punti di riferimento, quindi non personaggi improvvisati, un po' naif, come invece spesso e volentieri la storiografia ce li ha dipinti. Longobardi sono stati quindi in grado di creare un regno che è durato per due secoli, ha comunque creato un sostrato importante che si è trasmesso successivamente, e anche la loro cultura materiale è riuscita ad incidere profondamente nella storia e nell'identità delle nostre popolazioni. Quindi raccontarli oggi, anche grazie al fatto che nel 2010 c'è stata nel 2011, scusate, c'è stata l'importante riconoscimento dell'UNESCO, che ha riconosciuto appunto 7 siti dell'Italia che fanno parte di questo patrimonio appunto culturale dell'UNESCO, 7 siti sparsi in tutta Italia, quindi non soltanto nella Lombardia, quindi parliamo di Cividale, parliamo di Brescia, parliamo di Castelsecchio, parliamo di Spoleto con 2 siti, parliamo del Santuario Galganico, parliamo di Benevento, un percorso quindi alla scoperta dei Longobardi che fa parte a tutti gli effetti delle tante eredità che fanno parte della cultura europea, quindi non più soltanto neanche una dimensione, potremmo dire, prettamente nazionale, ma addirittura proiettata in una scala internazionale ed europea. Questo è stato anche quello che hanno tentato di fare con una serie di mostre negli ultimi anni, l'ultima delle quali qualche anno fa, nel 2017, mi sembra, a Pavia,
con una mostra di grandi dimensioni che è stata esposta anche non solo a Pavia ma a Napoli e addirittura a San Pietroburgo, quindi insomma portando in Longobardia l'attenzione internazionale. Se ci sono delle domande io risponderei volentieri, ma passo la parola. Sì, io qualche domanda ce l'ho. Allora, intanto cominciamo col dire, abbiamo una vaga idea di quanti fossero quando sono arrivati a Cividale? Perché il tragitto che hanno fatto è stato lungo, qualcuno ne parla, fa delle cifre, però non si sa con quale credibilità. Intanto cominciamo con lo stabilire quanti erano e che difficoltà hanno incontrato nell'impadronirsi di un territorio che per loro non era però affatto sconosciuto, perché erano già federati con l'impero romano, avevano già fatto diverse operazioni, quindi sapevano dove stavano andando sostanzialmente. Sì, ecco, diciamo, qui ne parlo appunto in un libro nero, diciamo. racconto come più o meno insomma questa prima occupazione longobardi è avvenuta anche sul piano numerico. Ci sono delle cifre, queste cifre che sono state avanzate sono, parlano di 150-180.000 persone grosso modo che sono entrate in Italia. Questo però è stato, almeno all'inizio, è stato un calcolo che, è stato, che non viene dato dalle fonti, non abbiamo una fonte diretta, diciamo, che ce ne parla, ma sono calcoli che sono stati ricavati attraverso il confronto con altre popolazioni simili ai Longobardi che avevano un sistema di reclutamento e dell'esercito simile, tra virgolette, o comunque comparabile. E quindi sulla base di quello che conosciamo da questi contesti è stato possibile azzardare più o meno una cifra. Questo se leggete qualsiasi libro sui Longobardi, sulle trasformazioni nell'epoca barbarica eccetera, trovate sempre indicato una cifra intorno ai 150-180.000. È una cifra che è stata anche contestata, devo dire, dal punto di vista scientifico, proprio per la mancanza di una base numerica certa, di fonti certe. Però è chiaro che noi dobbiamo anche pensare ad un'altra cosa, cioè che la migrazione longobarda non è stato un momento iniziale e poi una fiumana di gente che dobbiamo immaginarci passare in questo modo in maniera continua, oppure addirittura viceversa un momento in cui sono entrati tutti insieme e poi basta. È stato in realtà la migrazione longobardi uno spostamento di popoli che è continuato per parecchio tempo, è andato avanti per qualche generazione, seguendo anche la fortuna dei Longobardi nel corso del loro popolamento in Italia. Dobbiamo pensare che quando i Longobardi entrano in Italia non sono nemmeno tanto convinti di riuscire poi a rimanerci, tant'è che Alboino si premura di stabilire un'alleanza con la popolazione degli Avari che lascia sostanzialmente nel posto dove che loro avevano lasciato libero venendo in Italia, ma mettendo diciamo le carte in tavola e i quattro chiari, dicendo che se nel caso la missione italiana fosse andata male loro sarebbero ritornati indietro e si sarebbero ripresi le terre che avevano lasciato agli Avari. Quindi, come per dire, non siamo sicuri di che cosa succede, nel caso torniamo indietro. Secondariamente, quando sono arrivati in Italia, hanno stabilito la loro primo ducato, diciamo, la sede iniziale a Cividale del Friuli, e poi da lì sono partiti verso ovest, diragando poi pian piano nella pianura padana e arrivando poi a conquistare anche parte dell'Emilia. Non tutta e non in maniera completa, non in maniera omogenea, macchie di Longobardo, stanziandosi spesso e volentieri in insediamenti già esistenti, soprattutto le città perché erano più comode, ma non avevano nessun tipo di garanzia che sarebbero rimasti lì effettivamente per tutto il tempo. Dopo la morte di Alboino viene insediato un altro re Glefi che dura anche lui pochissimo perché viene eliminato anche lui da una congiura di palazzo. Dopodiché 10 anni è stato così diciamo battezzato come anarchia ducale, in realtà si tratta di una fase di interregno in cui di fatto i duchi fanno quello che vogliono. E a un certo punto, proprio per questo motivo di disgregazione che il regno subisce con ciascuno di questi ducati che tende diciamo, all'autonomia, la presenza di Bisanzio è incalzante, la nascente potenza dei Franchi alle porte,
altri problemi di carattere politico, fanno le minacce, fanno sì che ad un certo punto i vari singoli duchi debbano sotterrare un pochino l'ascia di guerra, diciamo così, e trovare la possibilità di riuscire a rieleggere un sovrano che sia in grado, con una credibilità, un patrimonio e una autorità, di creare proprio uno stato più consolidato, più forte e in grado proprio di contrastare anche le minacce esterne. E quindi qui abbiamo il tentativo, prima con l'elezione di Autari, poi la morte sua, probabilmente anche in questo caso eliminato, ma non è certo, con la scelta da parte di Teodolinda in seconde nozze di Agilulfo, inizia proprio la vera storia del consolidamento del regno in Italia, qui la seconda fase importante del regno, che è quella che poi porterà il regno a consolidarsi definitivamente come presenza stabile e anche ad avere una credibilità. Inizia anche il processo di conversione dei sudditi longobardi al cristianesimo e nella versione cattolica, e quindi anche al superamento progressivo della barriera tra vincitori e vinti, che era un po' possiamo dire l'obiettivo a cui tendeva la monarchia per consolidarsi, diventando quindi non più soltanto un regno di Longobardi, ma un regno d'Italia. Infatti Agilulfo, anche Autari prima di lui, si definivano o volevano definirsi Rex Totius Italia, re di tutta l'Italia, quindi veramente un qualcosa che doveva restare e tornare agli antichi fasti, ispirato a quello che era l'eredità romana. Quindi queste sono un po' le difficoltà che hanno. La prima difficoltà dei Longobardi dopo l'ingresso in Italia è stata paradossalmente contro se stessi, perché hanno trovato sì una opposizione da parte delle popolazioni autoctone, cioè degli italici, ma Bisanzio e i bizantini, dopo la guerra greco-gotica, che aveva riportato l'Italia nell'alveo appunto dell'impero, di fatto avevano in buona parte smobilitato. L'Italia era comunque stata così depauperata, era fortemente spopolata, in difficoltà, c'era stata la peste, le carestie, le guerre appunto della 18 anni, 17 anni di guerra greco-gotica avevano messo in grave difficoltà l'Italia, e quindi di fatto i bizantini erano riusciti a così opporre soltanto in parte la resistenza a questa invasione, tra virgolette, questa occupazione. Le prime difficoltà le ebbe il regno longobardo nel consolidarsi proprio dalla autonomia che ciascuno di questi duchi tentava pian piano di ricavarsi. Quindi, superando questo scoglio, si è riusciti poi a progressivamente consolidare il regno e riuscire a farne una presenza duratura che appunto è durata per due secoli. Un'altra domanda, curiosità: quando e perché scelgono Pavia come capitale del regno? Anche qua noi pensiamo che Pavia fu la prima capitale scelta, in realtà non è così, perché quando arrivarono in Italia da est, la prima tra virgolette capitale che scelsero fu Cividale, nel senso che fu il primo ducato fondato, quindi la prima città di punto di riferimento. Però Alboino, nel migrare con i suoi e nel conquistare pian piano verso ovest, verso occidente, il resto dell'Italia, individuò, a causa della sua posizione privilegiata, protetta anche dai fiumi, ma anche per la sua, così possiamo dire, immagine e per la sua eredità, per il suo prestigio dovuto al fatto che era una grande e importante città romana e poi era stata anche una città significativa sotto Teodorico, Verona. Verona divenne la non capitale del regno longobardo, come spesso si legge, ma una sede regia. Sono due cose diverse, perché una capitale prevede il fatto che esista il tesoro, che esistano delle strutture, che esista una corte regia che funzioni con dei burocrati, che esista tutta una struttura anche del regno. In questa fase la capitale non esisteva ancora in senso stretto come noi la intendiamo, la classica città con queste caratteristiche. Diventerà col tempo Pavia, quando fu sicuramente già nelle successive fasi di
di acquisizione delle varie città, diciamo che secondo quello che ci racconta Paolo Diacono, qua ci sarebbe da aprire una lunga parentesi, ma vabbè, sarebbe stata conquistata nel 572, quindi dopo pochi danno, cioè, due anni, circa quattro anni, cioè dall'ingresso, quindi anche con un certo, una certa difficoltà dopo un lungo periodo di assedio. Non era ancora la capitale in senso stretto, perché lo sarebbe diventato solamente in seguito, quando con la consolidamento del regno e quindi con il trionfo della cosiddetta dinastia bavarese, quindi incarnata da Teodoringa, da Agilulfo e dai loro discendenti. Sarebbe poi da quel momento in poi diventata la vera e propria capitale, dotandosi di tutte quelle strutture che dicevamo prima, che invece fino a quel momento erano abbastanza ondivaghe. Le altre città importanti che furono significative, ecco, per i Longobardi, parlando sempre anche di Teodorina e di Agilulfo, non possiamo non citare Monza come sede diciamo estiva, o comunque in sede di appoggio, ecco, di corte, una residenza, che insisteva su Milano. Diciamo a Milano, Milano fu capitale del regno longobardo durante un periodo appunto del regno di Teodorin e Agilulfo, perché diciamo viveva del suo prestigio. Siamo qui, siamo in un luogo estremamente significativo da questo punto di vista, perché il Museo Archeologico di Milano, come sapete, nasce e insiste sopra le rovine della città romana, di una parte della città romana, dell'anfiteatro, non lontano dal palazzo imperiale, da tutta una serie di strutture che facevano parte appunto della pianta, diciamo, della vita, del cuore pulsante della città romana. Milano era stata capitale dell'impero, una delle capitali dell'impero, era stata, questo conta fino a un certo punto, ma conta anche questo, la sede ambrosiana, quindi della diocesi di Sant'Ambrogio, con la sua figura carismatica e potentissima, e quindi chiaramente, oltre che essere ricca e posizionata in maniera strategica in mezzo alla pianura, vicino alle vie di comunicazione dei fiumi, ma anche vicino ai grandi traffici commerciali, alle strade romane che conducevano verso nord, verso i massi alpini, verso quindi centro Europa, era estremamente ben posizionata, quindi usarla come capitale significava anche avere, insomma, il prestigio necessario per richiamarsi ad un'eredità che era quella appunto antica, tardo-antica. Pavia quindi diventa capitale solo in un secondo momento, e poi da lì diventerà la capitale per antonomasia della Longobarda, proprio perché è sede del Palazzo Regio, sede di tutte queste strutture, palazzo che tra l'altro era doppio, nel senso che ce n'era uno in centro e l'altro al di fuori leggermente a Corte Oluna, e poi vicino c'erano le sedi importanti come per esempio Lomello, dove esisteva un castrum e una chiesa importante con un battistero che ancora oggi, se volete, potete andare a vedere, dove si dice che appunto Teodorinda e Agilulfo si sposarono, insomma ci fu il secondo matrimonio. E Pavia insomma racconta, ecco, la storia dei Longobardi paradossalmente in maniera meno evidente di tante altre, perché ha subito invece nel corso del tempo, come racconto anche nel libro, delle vicissitudini tali per cui quelle che sono così le testimonianze, ecco, architettoniche, i palazzi, i grandi monumenti che i Longobardi fecero, costruirono, come appunto il Palazzo Regio, non esistono più. Ci sono delle campagne di scavo che hanno più o meno stabilito dove fossero, ma non vediamo nulla dal punto di vista dell'alzato, quindi non sono toccabili, non sono tangibili, ma si sa che esistono, che esistevano, si sa più o meno dove sono. Esistono di fatto solamente le cripte longobarde, in particolar modo la cripta di Sant'Eusebio, che è la cripta l'unica di quelle attualmente visitabili, credo, o le altre lo sono solo in certi momenti, che sono direttamente legati in maniera proprio diretta, ecco, ai Longobardi. Il resto, le chiese, le grandi chiese longobarde come San Michele Maggiore, no? La chiesa più importante di Pavia, di fatto, sul piano, ecco, del portato simbolico, oppure San Pietro in Celdoro, sono chiese che hanno subito nel corso del tempo tante modificazioni, hanno un volto romanico, sono quindi
poco lungobarde, ma lo sono molto dal punto di vista morale, perché se noi andiamo a leggerci Paolo Diacono, ma anche le altre fonti, scopriamo come queste chiese erano profondamente legate alla monarchia e alle figure proprio dei singoli regnanti, tant'è che molti di questi re furono anche seppelliti in queste chiese. Nella chiesa di San, nella basilica di San Michele Maggiore era dedicata ed è dedicata al santo protettore dei Longobardi, l'arcangelo Michele, il cui culto si consolida, diciamo, e si diffonde e diventa caratterizzante dei Longobardi con la loro conversione al cristianesimo. Quindi diventa l'arcangelo guerriero, una sorta di figura che sintetizza, diciamo, mondi anche in questo caso diversi, simbolici diversi, perché fa riferimento sicuramente alla sua entità di arcangelo guerriero, di santo, quindi di difensore della fede, ma anche nel contempo la sua propria forza guerriera, la sua figura e il suo portato simbolico comunicava a un immaginario che era ancora, almeno in parte, la conversione di Teodolinda, perché credo che sia un punto di svolta non da poco in tutta la storia dei Longobardi in Italia. Sì. Come avviene, perché avviene, come riesce a imporla al suo popolo? Una bella domanda, semplice semplice. No, insomma, diciamo, è stato scritto molto su questo. In realtà, sapete, insomma, Teodolinda era bavarese di origine e la sua scelta come sposa da parte di Altari fu dettata da precisi motivi di carattere politico, perché la Bavaria Baviera era rimase un ducato, un regno a cavallo dell'arco alpino, che era di fatto confinante con il regno longobardo, che si spingeva fino al Trentino, ed era un loro alleato antifranco, in funzione antifranca, quindi contro la nascente potenza dei franchi. Allearsi con Garibaldo, che era il padre appunto di Teodolinda, faceva sì che si creasse quindi questa alleanza in funzione antifranca, evitando la possibilità di invasioni dirette da quella parte, cosa che invece i franchi facevano spesso, tentativi di incursioni. Proprio in quel periodo c'erano state diverse incursioni franche importanti lungo l'area trentina, nella zona di confine appunto tra questi due ducati. Nel 577 c'era stata una grande battaglia anche nella zona del piano rotaliano, ne parla appunto Paolo Diacono, e dicendo che appunto addirittura ci fu questa rovinosa incursione franca che creò scompenso, distruzione, rapimento di persone, e quindi insomma era necessario riuscire a tutelare questi confini dal pericolo franco in tutti i modi. E Garibaldo e Teodolinda, che era sua figlia, erano già stati convertiti al cristianesimo, erano già cristiani, anche se lì poi c'è tutto il grande capitolo della forma di questo cristianesimo a cui aveva aderito Teodolinda, era insomma simpatizzante, possiamo dire così, per una forma scismatica non voglio entrare troppo nei dettagli perché è complicatissimo, però aveva aderito allo scisma tricapitolino, che era uno scisma che era nato dall'interpretazione di tre capitoli di un concilio, e praticamente era diffuso molto così rapidamente nell'area, potremmo dire, dell'attuale Triveneto, tra virgolette, quindi nella zona del Trentino e nel Friuli soprattutto, del patriarcato di Aquileia, possiamo dire, no? E quindi lei però era cattolica, mentre i Longobardi, quando entrarono in Italia, erano per larga parte, almeno la popolazione, pagana, e probabilmente l'elite già convertita al cristianesimo, ma nella forma ariana, cioè eretica. L'arianesimo era una corrente appunto dichiarata eretica già ai tempi di Costantino, al Concilio di Nicea 325, che sostanzialmente sosteneva la sola umanità del Cristo e non la divinità, cioè non la consustanzialità del Padre e del Figlio. Quindi sostanzialmente il Cristo era una sorta di superuomo dotato di poteri grandi, di carattere carismatico, ma non aveva la stessa sostanza divina del Padre.
E questo, questa eresia aveva fatto grandi proseliti nel momento in cui le popolazioni barbariche, soprattutto i goti, i germaniche, erano venuti in contatto con il mondo bizantino, presso appunto si erano convertiti alla forma ariana, spesso volentieri. Mentre l'elite, forse qualcuno aveva già aderito alla versione ariana, forse qualcuno aveva già aderito anche al cristianesimo nella forma cattolica, ma nel caso era solo per una questione di carattere politico, perché avendo dei rapporti con Bisanzio, riuscire a, tra virgolette, ingraziarsi i sovrani, gli imperatori, parlando la stessa lingua anche sul piano religioso, poteva essere vantaggioso per chi aveva fatto già, come ricordava Maurizio prima, un fedus, cioè un patto di alleanza che prevedeva tra l'altro lo scambio la militanza, ecco, dei guerrieri, in questo caso dei Longobardi, al soldo dei bizantini qualora servisse nelle campagne militari. Infatti ricordiamo che i bizantini avevano assoldato i Longobardi in Italia durante il periodo della guerra greco-gotica e alla battaglia di Tagina avevano un contingente longobardo contribuito a sbaragliare i goti e ad aprire di fatto le porte a Bisanzio per la riconquista dell'Italia. Essere l'elemento che può aiutare i Longobardi a veramente diventare parte integrante della società italica, cioè a stabilire un rapporto anche con la popolazione conquistata, che era la parte cattolica. Quindi, diciamo, superando quella la barriera religiosa e favorendo l'integrazione. Integrarsi, integrare le due comunità significava consolidare il regno, no? Per cui la politica che viene fatta di tipo religioso, accidentata, osteggiata anche dalle elite longobarde che erano magari ariane o comunque che vedevano anche spesso la religione come un elemento tra virgolette identitario, cioè l'aderenza alle cavalfide, cioè alle tradizioni, alle consuetudini del popolo tribale longobardo, così come era quando entra in Italia, diventa un elemento in cui le elite longobarde, gli aristocratici longobardi, soprattutto in certi ducati periferici, si attaccano come elemento di autodeterminazione, di politica diversa nei confronti, appunto, anche autonoma nei confronti del regno che invece cerca di consolidarsi territorialmente, di diventare credibile, di diventare punto di riferimento di tutti. Posso vedere nell'ala alto medievale, vedete come ci sono delle sepolture longobarde che prevedono una serie di corredi, sono soprattutto maschili, ma ce ne sono qualcuna anche femminile, e vedete come nelle sepolture maschili ci sono spesso le armi, no? Le armi che accompagnano il guerriero nel momento in cui muore, viene deposto e viene consegnato, diciamo, alla comunità e anche alla posterità con la sua panoplia di armi completa, quindi viene identificato come guerriero, va nell'aldilà come guerriero e viene a rappresentarsi fortemente come guerriero. Questo costume, che è tipico delle società barbariche, pagane, di ambito pagano, va pian piano affievolendosi man mano che il cristianesimo prende piede anche all'interno delle popolazioni longobarde. Quindi le elite smettono pian piano di farsi seppellire con le loro armi, con il costume tradizionale, per assumere invece un costume diverso. E la cartina tornasole, se vogliamo, di questo cambiamento di nuovo, di questa trasformazione, è forse da così individuare nelle crocette auree che voi vedete nelle sepolture, che venivano utilizzate, venivano adottate come elemento distintivo, si suppone, della conversione appunto o in corso o già acquisita al cristianesimo, e sono delle crocette a sbalzo in lamina d'oro che vengono realizzate attraverso sistemi appunto con punzonatura, decorazioni, sono di vario tipo oppure anche lisce, non venivano indossate ma venivano cucite sul sudario in corrispondenza del volto oppure del petto, del cuore, insomma, no? E vengono considerate queste degli elementi, possiamo dire, distintivi di questo momento, ecco, delicatissimo di conversione dei Longobardi al cristianesimo. Dicevo che non fu un processo non contrastato, tanto perché noi conosciamo dei momenti anche importanti di
di scontro, ecco, tra i ducati, soprattutto diciamo periferici, quelli del nord-est, ma anche altre sacche di resistenza all'interno dell'aristocrazia longobarda, all'abbandonare i costumi tradizionali tribali per adottare gli altri, e anche il cambiamento di ruolo della monarchia che da elettiva passa ad ereditaria di fatto, no? Ecco, è un altro di quei momenti, scatti diciamo, di cambiamento di cultura che sono determinanti nel cambiamento anche dei longobardi stessi. Vediamo dei momenti anche in cui questi scontri si polarizzano in maniera violenta. Nel 688 a Cornate d'Adda, quindi sull'Adda, c'è una battaglia risolutiva da questo punto di vista, comunque decisiva, che è la battaglia appunto di Cornate tra re Puniperto, re della dinastia bavarese, quindi diciamo un virgolette discendente, ecco, della linea di Teodolinda, cattolico, contro i duchi del nord-est, alcuni dei quali erano ariani, e quindi c'è questo momento di cesura, la fazione ariana viene sconfitta, i cattolici vincono, viene sbaragliata questa resistenza, e da quel momento in poi possiamo dire che vince, ecco, la fazione cattolica, e quasi senza più nessun tipo di contrasto diventerà poi il cattolicesimo la religione dominante anche presso i longobardi. Quindi vi ringrazio davvero di essere intervenuti e vi do appuntamento a sabato prossimo, e continuate a seguirci sul sito e sui nostri social. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Bel sermone, ciascuna in chiesi andone, lasciando il dileto che si posava in sul letto.